Quanto è importante vaccinarsi? È importantissima la vaccinazione antinfluenzale, sia perché si potenzia l'attività di profilassi vaccinale soprattutto per gli ultra 65 anni e per quanto riguarda tutte le altre categorie a rischio, quali sono i diabetici, i cardiopatici, persone affette da malattie respiratorie, malattie del sangue, tutte le malattie croniche che in caso di influenza possono determinare chiaramente, ci possono essere delle complicanze, ecco perché fondamentale effettuare un'attività di prevenzione tramite la vaccinazione antinfluenzale. Ma quante vaccinazioni pensate di fare? Ma noi dovremo sicuramente, la sensazione è buona proprio perché quest'anno vediamo che c'è un maggior afflusso di persone nei nostri 8 centri vaccinali più il centro di circonvallazione Ragusa. Inoltre, lo ricordo, la vaccinazione antinfluenzale è svolta in collaborazione con i medici di medicina generale e ci sono delle novità anche rispetto agli anni passati. Ce n'è una importantissima e cioè quella che il Ministero ha introdotto nelle categorie a rischio, per cui categorie da vaccinare gratuitamente attraverso l'offerta della vaccinazione, cioè i donatori di sangue. I donatori di sangue rappresentano senza dubbio in sanità pubblica un'entità davvero importantissima. L'ASL vicino al popolo, vicino alla cittadinanza, per dire che l'ASL c'è. Ecco questo jump track, questo tir voluto, fortemente voluto dall'azienda per dimostrare che la vaccinazione è importante, per incentivare il cittadino a vaccinarsi e per dimostrare l'attaccamento che l'ASL ha per il benessere e la salute del cittadino. Iniziamo con Teramo, dopo andiamo a Montorio, Val Vibrata, Roseto, Giuliano Vessilvi, tutta la provincia la abbracciamo, Montorio con la montagna, le altre parti con la zona costiera che è la più popolosa, e l'ASL vuol vaccinare la gente per farli stare bene e per prevenire la malattia. Ecco.